Un punto importante verso la ripartenza dei campionati è stato segnato ieri con l'approvazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico del protocollo per gli allenamenti collettivi. Nel nuovo documento si esclude l'autoisolamento del gruppo squadra nel centro sportivo. I giocatori potranno allenarsi e tornare a casa. Se però ci dovesse essere un contagiato, quest'ultimo andrà in quarantena, mentre il resto della squadra questa volta sì dovrà andare in isolamento fiduciario per 2 settimane in una struttura concordata. I giocatori saranno sottoposti a tamponi a tappeto per 14 giorni, ma potranno comunque continuare ad allenarsi in forma collettiva. Prescrizioni utili per la ripresa degli allenamenti. Ora le istituzioni lavoreranno per un protocollo da attuare per i campionati. Resta per le squadre di Serie B e quindi anche per il Pescara quanto deliberato nell'assemblea di Lega la scorsa settimana. Gli allenamenti collettivi si faranno 10 giorni dopo la validazione del protocollo, dunque non prima del 29 maggio. Il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, spiega perché. Perché il protocollo così com'era, se fosse rimasto così o se dovesse rimanere così, ci consentirebbe di avere qualche giorno in più per fare tutti i test. Non ci dimentichiamo che la Serie A ha cominciato a fare i test già 2 settimane fa, quindi per il 18 sarebbe stata pronta per ripartire con gli allenamenti collettivi. Noi no, quindi avevamo bisogno di qualche tempo in più, ma soprattutto perché c'è la possibilità di allungare il tempo del campionato, mentre la Serie A dovrà fermarsi necessariamente entro il 2 di agosto, se non vado errato. La Serie B potrebbe giocare almeno fino al 20, perché potrebbe allinearsi al calendario europeo e quindi finire il campionato con tutta tranquillità. Quella di oggi è un'altra giornata fondamentale per la ripartenza dei campionati per via del Consiglio federale, iniziato a mezzogiorno, chiamato a discutere su come portare a termine la stagione 2019-2020, se ci sono margini per tornare in campo per Serie A, Serie B, Serie C e campionati della Lega Nazionale dilettanti e se sì, confermando le attuali formule o modificandole. Oppure se alcuni o tutti i campionati non hanno possibilità di riprendere ed allora come gestire i verdetti che fanno intersecare le varie leghe e quindi le assegnazioni dei titoli, promozioni e retrocessioni. È noto come se per Lega di Serie A e Lega di Serie B c'è attesa per la ripartenza, la Lega Pro ha messo sul piatto la proposta di sospensione definitiva del campionato, mentre la Lega Nazionale Dilettanti vede come inapplicabili per le proprie società i protocolli che sono stati finora elaborati e discussi.